Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. La paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Y busco tu rostro,
Pace del Cristo, buongiorno, bella e amata Chiesa di Torino, Dio vi benedica. In questa bella mattina parla il pastore Guzman della Chiesa Antioca di Torino. Una bella e buona, prospera giornata è la mia preghiera e il mio desiderio per te oggi. Ringrazio il Signore per questo ascolto. Se è adesso o forse in una data futura, Dio ti benedica grandemente. Oggi è 3 di agosto 2017 e sono le 5:34 della mattina, giovedì, e preghiamo veramente per la benedizione del Signore oggi. Ti ringrazio, Signore, per questa mattina, Signore. Grazie per la Tua presenza, Signore. Signore, è un breve tempo insieme a chi ascolta questo giorno, Signore, ma la Tua presenza, Signore, è sempre con noi. E ti ringrazio, Signore. Guida Tu ogni passo in questa giornata. Sei Tu, Signore, la guida, Signore. Tu sei il mio Signore. Io semplicemente seguo il Tuo passo, Signore. Grazie, Signore, per la Tua presenza. Grazie per la Tua guida, nel nome santo di Gesù. Questa mattina una bella sveglia e veramente dichiarando al Signore che Lui è veramente il nostro rifugio e salvezza. Non solo la salvezza e la redenzione, ma la salvezza anche in ogni situazione che forse non ci aspettava, e ci troviamo in una situazione di difficoltà e abbiamo bisogno veramente di un Salvatore. Il Salmo numero 3, iniziando dal verso 1, solo leggerò 8 versi. Inizia così: Salmo di Davide quando fuggì davanti ad Absalom, suo figlio. O Eterno, quanto numerosi sono i miei nemici. Molti si levano contro di me.
molti dicono di me. Non vi è salvezza per lui, prezzo Dio, se l'ha. Ogni volta che leggiamo questa parola in parentesi, se l'ha, semplicemente significa fatti una pausa, respira forse 1, 2, 3 volte e continua con la lettura. Ma tu, o Eterno, sei uno scudo attorno a me. Tu sei la mia gloria e colui che mi solleva il capo. Con la mia voce ho gritato all'Eterno ed egli mi ha risposto dal suo monte santo, Selah. Io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato perché l'Eterno mi sostiene. Io non temerò miradi di gente che si accampassero tutto intorno contro di me. Levati, o Eterno, salvami, oh Dio mio, perché tu hai percorso tutti i miei nemici sulla mascella. Tu hai rotto i denti degli empi. La salvezza appartiene all'Eterno. La tua benedizione sia sul tuo popolo, Selah. Facciamo il silenzio, facciamo questa pausa riflettiva, meditando. Che bello che la Chiesa possa dire, dichiarare questa verità: la salvezza appartiene a Gesù, non c'è nessun altro nome sotto il cielo più grande che il nome di Gesù, più completo che il nome di Gesù. Sia la benedizione del Signore su il suo popolo, la sua Chiesa oggi. Pace di Cristo, fratelli, il Signore è il nostro pastore. Il Signore possa benedire la tua giornata, possa benedire ogni pensiero in questa giornata. Il Signore possa benedire ogni decisione che dovrete prendere in questa giornata. Quante situazioni oggi si presenteranno davanti a te che saranno di difficoltà oggi a te. Semplicemente ricordate chi è il tuo Salvatore, il tuo Redentore. Quando la fiducia, quando la fede è così de forte, presto al mattino. Che hermoso il verso 5 quando dice: io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato perché l'Eterno mi sostiene. Tu sei il sostegno della tua Chiesa, Signore. Grazie, Signore. Porta la tua pace, Signore, alla mia giornata. Io getto
su di te praticamente, Signore. Ogni preoccupazione che possa arrivare alla mia mente, presto al mattino, Signore. Porta tu la pace al mio matrimonio, porta tu la pace ai miei figli, ai miei familiari, che hanno conosciuto la tua verità, Signore. Ti ringrazio, Signore. Con questo cantico, fratelli, della pace, è bello, è straordinario. E vi prego che questa mattina vi aiuti tanto a dipendere tutto nel Signore. Dio ti benedica grandemente in questa giornata. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad con Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. La paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar, abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién dirá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame? Oh, hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Siga la ruta trazada.
heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Todo por la causa de Dios.